continua il percorso della nostra novena allo Spirito Santo, continuiamo l'invocazione in questi ultimi giorni che ci portano fino alla Pentecoste. Iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male che ho già commesso e, se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Dal Vangelo secondo Giovanni. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Settimo giorno di questa nostra novena allo Spirito Santo. Stasera l'attributo, il termine con cui vediamo lo Spirito Santo è il termine Consolatore. È un termine con cui lo chiama anche Gesù nel Vangelo, insieme a un altro, un po' difficile, Paraclito, che vuol dire avvocato. Quando penso a queste due caratteristiche dello Spirito Santo, mi viene in mente qualcosa che fanno i bambini molto molto bene. Pensate quando due bambini stanno giocando, un gruppo di bambini sta giocando e uno comincia, per un motivo che non si sa bene o perché è rimasto male, a piangere e va a sedersi in un luogo a parte, piangendo magari con le gambe rannicchiate, e un altro bambino si avvicina, va là e lo consola. Ecco, lo Spirito Santo è il Consolatore, colui che riporta la pace, la serenità, la bellezza dentro la nostra vita. E un altro termine è il termine Paraclito, cioè avvocato, difensore, no? E anche questo capita quando i bambini giocano o che i bambini magari vengano così, che uno difende l'altro. Ecco, difensore. Lo Spirito Santo è il nostro difensore verso il male. E allora, davvero, stasera diciamo: vieni Spirito Santo, consolatore e avvocato difensore della nostra vita. Spirito Santo amore, dona a noi la sapienza, l'intelletto, il consiglio, la fortezza, la scienza, la pietà e il timor di Dio per Cristo nostro Signore. Amen. Prego Maria, affinché possa far ritrovare presto la serenità e l'allegria a tanti bambini che in questi mesi non hanno potuto rivedere i compagni e quindi magari si sono sentiti un po' soli e tristi. Prego per i miei amici e per la mia famiglia e i miei compagni di scuola e spero che Maria li protegga. Preghiamo per tutte le persone che stanno cercando di guarire quelle ammalate. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. E a tutti l'augurio di una buona notte.